e vediamo oggi nel viaggio con l'ospite fisso in studio dove ci porterà. Saba Anglana, cantante, anche attrice, ma soprattutto un artista, perché noi così li vogliamo chiamare gli ospiti che rimangono fissi per tutta la settimana. Buon pomeriggio, Saba. Buon pomeriggio a te, Maurizio. E a tutti quanti. Ecco, bene. Allora, Saba, lei cercherà di interpretare con la sua voce i racconti del giorno e poi di elaborare qualcosa durante la settimana sempre attraverso la sua voce, questo ce l'ha promesso, ispirandosi alle storie che sente durante la settimana. Bio. Che significa insomalo? Significa acqua. Acqua. Quindi la tua ragione di esistere in questo momento come artista è quello di portare avanti questa campagna per l'acqua. Non è proprio una ragione di esistere, però è uno dei possibili obiettivi che una coscienza di una persona anche normale, che non necessariamente occupa un posto nel mondo dello spettacolo, si propone di portare avanti. È un obiettivo possibile. La ragione d'essere, credo, per un artista fonda più su temi molto più personali, molto più interni, molto più... Invece sicuramente ci sporgiamo verso il mondo attraverso proprio le necessità del mondo. Questo. Saba, allora, vedo che la già qualche foglio del tuo blocchetto... Ho preso appunti. Hai preso appunti. Quali sono le parole che ti sei... che hai sottolineato tra gli appunti? Perché vedo che c'è qualche cosa di scarabocchiato. Sì, esatto. E intanto arte, la parola arte. Mi è piaciuta moltissimo questo valore terapeutico che si può... Elisa da Betlemme. Da Betlemme, esatto. Quindi questo avvicinamento. L'arte, si potrebbe pensare l'arte come una specie di concime per la coltivazione della pace, perché ho sentito parlare anche di coltivare la pace, mi è piaciuta molto anche la parola coltivare. Questo è tutta colpa di Don Lorenzo a Firenze. Esatto, a Firenze che c'è. Poi l'idea, si è parlato di anziani e si è parlato di giovani. Contemporaneamente in due parti del mondo, in Africa e in Italia, si è parlato tanto in Africa degli anziani come il possibile futuro per concimare questa pace. E allo stesso modo, in maniera quasi diametralmente opposta, i giovani sono invece il concime della pace, del futuro. Quindi forse al centro sarà proprio l'uomo, con la sua complessità, con la sua esperienza, ma anche con la sua... con anche l'idea di essere acerbo e quindi molto pieno di speranze, che in realtà dovremmo mettere al centro della concimazione della pace, la coltivazione della pace. Mi è piaciuta questa sottolineatura doppia di questi due momenti dell'età dell'uomo, no?